trovato là dove c'è scritto due sì per l'acqua, a quella finestra. Sì, perché là c'era la camera dei miei nonni. Questo era il salotto e questa era la camera. Tra l'altro il salotto, come usava una volta, era di passo, no? Tanto per fare un po' sì. Accanto c'era l'appartamento dove stava la figlia di Giuseppe Redini, l'ortopedico. E qui sotto c'è stato per un periodo di tempo l'incisore Viviani, che era il figlio e il nipote poi dell'ortopedico. Della proprietà dei Redini, quindi andava da questo palazzotto qua, praticamente, a questo Giudiziane Verdi, fino alla chiesa, quindi fino alla chiesa, fino alla giù fuori. Allora devi riprenderla forse. No, la giù la chiesa con la pancia prima. Il Teatro Redini è stato inaugurato nel 1901. Con le rappresentazioni di Donizetti, di Pergolesi e quindi tutte cose incentrate così su diciamo opere o comunque spettacoli aperti alla popolazione, insomma, perché ci potevano venire tutti. Giuseppe Redini, che era l'ortopedico e che aveva iniziato l'attività nel 1875 inaugurando l'Istituto Ortopedico, costruisce questo teatro per una questione di carattere proprio, di interesse all'opera, all'operetta, aveva questa idea e costruisce questo teatro. Questo teatro però è stato, oltre a essere frequentato per operette, è stato anche, diciamo, il luogo dove a fine secolo 800 e inizio 900 si riunivano gli anarchici. E questo l'ho saputo da mio nonno, perché mio nonno, anarchico, viaggiava con l'umanità in tasca e io da piccolino chiedevo cos'era questo giornale, perché non lo vedevo nelle edicole, e lui per fuorviarmi mi diceva è un giornale che mi mandano così. Una particolarità del teatro, ecco, il frontone del palcoscenico aveva disegnato, dipinto dei putti, ma non erano putti normali, erano putti a cui uno mancava una gamba e si appoggiava una stampella, uno aveva un arto ortopedico, era stata l'invenzione dell'ortopedico che aveva fatto questi putti. Ma diciamo il periodo in cui il teatro era in auge è stato il periodo fra le due guerre, ecco. Su internet si trova che la proprietà negli anni 30 dalla famiglia Redini passò a quella del pittore Viviani. Questa è un'imprecisione, perché la proprietà non passò al pittore Viviani, anche perché il pittore Viviani era nipote di Giuseppe Redini. Per cui lo studio di pittura è stato per un certo periodo all'interno proprio del teatro Redini. Dopo. Dove venne fuori anche quella litografia, dove c'è appunto quella col Teatro Redini. Abitava sopra. Aveva addirittura il passaggio diretto dalla casa nel teatro.
Io ho conosciuto il teatro dopo guerra, chiaramente, perché prima fortunatamente non ero nato, sennò sarei stato più vecchio di quel che sono. E mi ricordo che la proprietaria, che era la figlia, Jenny, che abitava di rimpetto al secondo piano, di rimpetto a noi, e ogni tanto scendeva con mia nonna a vedere dei film, perché a quel tempo diventò cinematografo. E aveva il palchetto di proprietà, salivamo, io piccolino guardavo questi film con la bazza, diciamo, col mento appoggiato alla balaustra, che era ricoperta di un velluto rosso, me lo ricordo ancora, c'era questo velluto rosso, avevo la nonna da una parte, la tata da quell'altra, io nel mezzo che guardavo questi film, dove ho visto tra l'altro tutta la serie dei film di John Weissmuller che faceva Tarzan. Era abbastanza frequentato, poi contiguo al teatro al chiuso c'è il teatro all'aperto. Ah, sì. Ed estate proiettavano anche lì film, tra l'altro era molto bello perché era coperto da tutta una vigna, no? E allora una pergola enorme, e d'estate si vedeva pendere questi grappoli d'uva in alto, sì, no, la presa, erano molto più alti, ma comunque si vedevano questi grappoli pendere. E anche quello era, non so se questo all'aperto fu fatto successivamente, molto probabilmente dovrebbe essere stato fatto successivamente, perché inizialmente fu fatto il teatro al chiuso. Poi con la fine della Seconda Guerra Mondiale, allora diventò appunto pista di pattinaggio, ballo, cinematografo, per poi finire negli anni 50, ecco, poi non ci... Sì, poi prima era stato durante la guerra, poco dopo la guerra era stato anche magazzino degli alleati. Sì, poi ci venne una falegnameria. Poi ci venne una falegnameria, sì, e poi chiusero. Chiuse i battenti proprio fisicamente, diciamo. Anch'io da piccolo sono venuto in questo giardino dentro il teatro. Ho realizzato forse da pochissimi anni il fatto di cosa vuol dire avere un teatro, anche perché molte persone me lo chiedono, mi dicono: ma te sei un proprietario? Sì, no, in effetti ho questa struttura di cui non è che dico non so cosa farmene, ma francamente capisco ora l'importanza, la bellezza e anche il fascino che significa avere un teatro, non è avere un appartamento, avere una villa, quelle sono cose insomma un pochino più banali, più profane, diciamo, più comuni, insomma. E quindi niente, ora proprio in questi ultimi anni, insieme a mio fratello, appunto, che è architetto, abbiamo cominciato a spese nostre a ristrutturare intanto la parte esterna, soprattutto il tetto, che è la prima cosa che bisogna fare, e ci siamo ripromessi di portare avanti la ristrutturazione all'interno, cosa che purtroppo ancora non possiamo, ecco perché siamo all'esterno, perché realmente c'è un pericolo reale, diciamo, in quanto c'è un sottotetto che non è ancora a norma, nel senso sicuro, e ci siamo ripromessi niente di riaprirlo ora per fare cose come quello, vedremo, insomma, sicuramente per ridare la possibilità anche ai pisani, perché ce ne sono tanti che stanno chiedendo giustamente di dire: vogliamo rivederlo, perché insomma è un bene di proprietà nostra, ma insomma è anche un bene di comune di Pisa, insomma, e quindi vedremo cosa fare, insomma, questo.